Bentrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Coronavirus, il bollettino del 22 giugno segnala 53.905 nuovi casi e 50 decessi in Italia. Il tasso di positività aumenta rispetto al giorno precedente e si attesta sul 21,9%. Ancora in rialzo l'occupazione ospedaliera, aumentano infatti a 4.946 le persone ricoverate in area non critica e a 216 i degenti in terapia intensiva. In Puglia il bollettino regionale segnala 3.365 casi e un decesso nelle ultime 24 ore. I contagi attestati nel Tarantino sono 350. Aumentano a 28.759 le persone attualmente positive al Covid nella regione, di cui 235 ricoverate in area non critica e 11 in terapia intensiva. Emergenza rifiuti a Taranto. Chimambiente ha scelto di informare i cittadini sulla situazione che sta creando notevoli disagi non solo in città, ma anche agli operatori addetti alla raccolta e al trasporto dei rifiuti. Intorno alle ore 13 del 22 giugno, infatti, il presidente di Chimambiente, Giampiero Mancarelli, ha deciso di effettuare un sopralluogo all'esterno dell'impianto di riferimento, constatando la presenza di mezzi in fila dalle 5 di mattina, con grandi disagi per gli autisti, costretti a stare per ore in attesa sotto il sole cocente, senza poterne meno andare in bagno, ma anche per i tarantini che in questi giorni di gran caldo assistono allo spettacolo indecoroso di cassonetti traboccanti di rifiuti. Se gli autocompattatori infatti trascorrono gran parte della giornata in attesa di conferire i rifiuti nell'impianto, non possono provvedere alla raccolta di quelli in città. Proseguono i disagi presso l'impianto di conferimento dei rifiuti assegnato al comune di Taranto. Come vedete qui ci sono le file, sono venuto personalmente a sincerarmi delle condizioni dei nostri autisti che sono costretti purtroppo per questa vicenda a stare ore e ore in fila sotto il caldo in queste temperature. Noi, come avevamo già detto, stiamo subendo dei disagi in città perché i nostri mezzi fermi per tante ore non consentono di continuare raccolta e al trasporto dei rifiuti e quindi ci scusiamo per questi disagi che, voglio precisare, non dipendono da Chimambiente, dal comune di Taranto. Tutela della sicurezza alimentare e contrasto al commercio illegale. La polizia ha sequestrato nei giorni scorsi 500 kg di cozze nere in diverse pescherie di Taranto e provincia. In tre locali denunciati titolari per il cattivo stato di conservazione dei mitili, mentre un controllo in una pescheria di Massafra ha permesso di ritrovare 2 quintali di cozze nere prive di etichetta che ne attestasse la tracciabilità. Sanzionato il titolare per 1.500 euro, multa che poi è arrivata sino a 3.300 per la presenza di 2 dipendenti in nero. Riprendono le escursioni turistiche serali con le motonavi Clodia e Adria di Chima Mobilità della durata di circa 1 ora e mezza. Il giro inizia nel Mar Piccolo per poi arrivare tramite il canale navigabile nella rada di Mar Grande per ammirare le luci della città. Il biglietto individuale sarà di 10 euro, di 8 invece per gruppi che superano le 20 persone. Le escursioni si terranno il mercoledì, il sabato e la domenica sera. Si tratta di un'esperienza straordinaria, ha commentato Giorgia Gira, presidente di Chima Mobilità, che permette sia ai tarantini che ai turisti di ammirare da una prospettiva nuova, quella del mare, gli scorci più suggestivi e le grandi bellezze della nostra città. Sono cominciati oggi per 500.000 studenti italiani gli esami di maturità. Mascherina soltanto raccomandata e prima prova di italiano che riserva sempre sorprese. Quest'anno le tracce spaziano tra Pascoli, Verga e Liliana Segre, presenti anche temi come la lotta al cambiamento climatico, la pandemia e il potere della musica. Buon lavoro a tutte e a tutti i candidati, ha twittato il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Nella serata del 21 giugno l'Orchestra della Magna Grecia è stata ospite di Palazzo Valdina a Roma, presso la Camera dei Deputati, per partecipare alla 28ª edizione della Festa della Musica, dedicata quest'anno alla memoria di David Sassoli, giornalista e politico italiano scomparso lo scorso gennaio. Durante la serata, insieme ai professori dell'Orchestra della Magna Grecia, anche parlamentari musicisti, in rappresentanza di Camera e Senato, che hanno eseguito musiche di Vivaldi, Rossini e Mozart, sotto la direzione dell'onorevole Michele
Daniele Nitti. Presente alla serata anche il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che ha dichiarato l'Orchestra della Magna Grecia orgoglio della città e ha voluto ricordare i valori umani e professionali di Sassoli. La serata, promossa tra le altre attività dalla BCC di San Marzano, è stata anche occasione per parlare della ripartenza del settore musicale, con una particolare attenzione all'ambiente. Fare in legno e luminarie, una capacità artigiana che resiste al tempo e alla tecnologia. Oggi la nostra redazione è andata a Bari, nel negozio Sottovento, il luogo dove Massimo Ardimento espone fiero le proprie creazioni. Diciamo che tutto nasce dal fatto che a me è sempre piaciuto costruire. Costruire quindi cose in legno, in metallo, in plastica, utilizzando qualsiasi tipo di materiale. Mi è sempre piaciuto, diciamo, confrontarmi con, diciamo, le situazioni difficili da progettualmente, e devo dire che ci riesco, insomma, in parte, anzi no, direi che ci riesco. Accanto a questo comunque ho sempre utilizzato molte tecniche, perché sono fortemente accentratore, ahimè, diciamo, riesco, diciamo, a lavorare diciamo materie e diciamo materie differenti fra di loro, ripeto, che possono essere la pietra, possono essere la cartapesta. Ma da quanti anni Massimo si è dedicato a questo lavoro artigianale? Ma diciamo da sempre, perché in realtà, diciamo, io nasco lavorativamente come imprenditore, come radio privata. Diciamo, ho realizzato me personalmente in tutto, dalla bassa frequenza all'alta frequenza, quindi impianti aerei li ho proprio messi io, proprio perché sono sempre stato piuttosto attento a certe problematiche tecniche che delle volte sono complesse e delle quali non riesco a trovare grosse competenze in giro. Quindi pertanto ogni volta che avevo un problema me lo analizzavo e poi in realtà cercavo di renderlo esecutivo nella maniera migliore. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento.